Soccorsi dalla Marina Militare a sud di Capo Passero in Sicilia, due barconi in legno con numerosi migranti a bordo, tra questi 100 bambini. Uno dei due natanti per una avaria era trainato dall'altro. L'intervento della Marina è stato tempestivo viste le condizioni meteo che peggioravano di ora in ora. Le operazioni sono infatti continuate durante tutta la notte grazie anche all'assistenza fornita da alcune navi mercantili fino all'imbarco su quelle della Marina Militare italiana.